Buon proseguimento. Tutto a posto? Sicura? Sì, sì. Eccoci qua, buonasera. Sì. Prego. Prego. Intanto vi porto dell'acqua. La preferite liscia o gasata? Non lo sa che l'acqua gasata mette sotto pressione i reni e può causare gravi infezioni alle vie urinarie? Oh, niente di meno. Vi porto una liscia allora. Grazie. Anche del vino? Guardi, il migliore che avete. Immagino che tu sia vegetariana. Bastava leggere sul mio profilo Facebook per capirlo. Guarda, ti svelo un segreto. Noi ometti, guardiamo solo le foto, non leggiamo i post. Oltre a quello che avete letto nel menù, oggi abbiamo un'ottima matriciana al guanciale paesano, poi abbiamo delle tagliatelle al ragù di cinghiale, pappardella alla lepre, fagiano alla cacciatore, filetto di cervo, quaglie ripiene, polenta osei direttamente dal Veneto. Oddio, ora vomito. Guarda, c'è un problemino, la signorina è vegetariana. Vegana, per la precisione. Mi dispiace per lei, signorina. Sì, magari se ci porta un piatto senza carne, qualcosa... Senza carne? Sì. Vado a chiedere in cucina, Scusate, no? Enrico, in sala ci sta una vegana. E mo che cazzo è sta vegana? È tipo la vegetariana. Ma una pizza? Ma quale pizza? È una che non mangia la carne. È venuta proprio qua a rompere coglione stasera. Che ci possiamo preparare? Eccoci qua. Guardate che cosa ho per voi. Ta-da! Lastice direttamente dal nostro acquario, bella fresca fresca, si muove ancora, guardate. Che dite? La butto direttamente nell'acqua bollente? Gli ho detto che non la mangia la carne. Appunto, questo è mastice. Ma non mangia neanche quello, no? Sveglia! Carissa! 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 Voi, ma allora che siete venuti a fare? Non cucina. Le chiedo veramente scusa a nome della direzione per l'ignoranza del mio cameriere. Purtroppo non abbiamo menù vegano, però ci dica quello che possiamo fare e cuciniamo qualcosa, l'accontentiamo. Io non so che dirle, non so. Aspettate, ci sono. Vi faccio fare uno spaghetto alle vongole, Le vongole? Ma secondo voi le vongole sono animali? Eh no, mica c'hanno le zampe. Infatti, sono molluschi. Ma soffrono? No. Le vongole soffrono. Quando le cucinate, dico, soffrono. Non ho mai sentito lamentarsi. Marco io. Certo che soffrono. Soffrono. Sia quando vengono strappate dal loro habitat naturale, sia quando vengono cucinate ancora vive. Ah, la vongola soffre. Niente di meno. Sì, le vongole soffrono come qualsiasi altro essere vivente. L'unica differenza è che non le sentite gridare. Vabbè. Vi faccio fare un nuovo altecamino. Ma se le ho appena detto che sono vegana. Ma lei lo sa che cosa significa? Certo, che non mangiate la carne, l'astice e le vongole. E neanche le uova, il latte derivati, i salumi e tutti quanti quegli alimenti che prevedono l'uccisione o lo sfruttamento di altri esseri viventi. Per il suo uovo al tegamino, miliardi di galline vivono in gabbie così strette da non poter neanche sbattere le ali. Signora, guardi, facciamo una cosa. Ci dica lei che cosa vuole mangiare. Facciamo prima. È meglio. Ce l'avete un'insalata con delle verdure grigliate? Certo. Benissimo. Una porzione di patate al forno. Lo vede che è possibile cenare anche senza uccidere nessuno? Signori, mi ha ucciso a me, però. Mimmo, per cortesia. Allora, sono contento che abbiamo trovato una soluzione. Adesso vi lascio a Mimmo. Buon proseguimento. A lei che cosa le porto?
La mozzarella di bufala è fresca? Ah, freschissima, quelle viene ogni mattina da Cerra. La mozzarella di bufala? Tu lo sai, per fare quelle mozzarelle migliaia di bufale vivono in veri e propri allevamenti lager. E per avere più latte, i bufalotti appena nati vengono fatti morire di fame. La mozzarella, no? Senta, una matriciana? La matriciana? Come, quello è il nostro piatto forte. Ottima scelta. Tu lo sai che per fare quella matriciana un maiale è stato appeso a testa in giù e sgozzato barbaramente? E lo sai anche che quando ti mangi la carne di un animale, ti mangi anche la paura che ha provato quando è stato ucciso. Signori, non vi preoccupate, la paura non la mettiamo nel conto, Senta. Un'orata? E i pesci? I pesci vengono infilzati da un amo e lasciati morire lentamente di asfissia. Sì, guardi, niente orata. Formaggi come siamo messi? Tu ancora credi che latte e latticini siano gli alimenti più sani in natura? A parte il problema del colesterolo legato ai grassi saturi, ma lo sapevi che poi negli allevamenti le mucche vengono spremute così tanto che dalle loro mammelle infiammate esce più pus che latte? Se non ci credi, prova a fare un'analisi batteriologica del tuo cappuccino. Latte e pus. E lo sai chi c'è dietro questa grande truffa alimentare? Chi? I tuoi datori di lavoro. Sì, perché più noi mangiamo schifezze, più ci ammaliamo e più le industrie farmaceutiche fanno profitto. E come continuare a farci ammalare? Come? Avvelenandoci. Senta, io prenderei un'insalatina e delle verdure grigliate, sa? Giusto, ottimo. Avvelenandoci. Peccato che mi soffrirei meno in zanzi di Chernobyl.